Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, sono giorni che ho nella mente di farvi questo breve podcast, non so se sarà breve, boh, forse, boh, non lo so. <ride> Volevo parlarvi di una cosa che a me ha fatto fare click, click, click proprio sull'amore, sull'innamoramento, quando ci innamoriamo di qualcuno e quando ci disperiamo per qualcuno. Mm. Allora il succo è questo: vi ho spiegato in tantissimi podcast come approcciare alle cose dell'amore, alla relazione con l'altro, chi è l'altro, chi è la realtà. Chi è la realtà? La realtà, quale realtà? Abbiamo tante realtà: abbiamo una realtà invisibile, lei è la realtà visibile, tante realtà invisibili, una realtà visibile che altro non è che la proiezione della nostra interiorità. Quello che noi stiamo navigando all'interno lo portiamo all'esterno sotto forma di immagini, di proiezioni. Quelle proiezioni sono lo specchio perfetto di come stiamo viaggiando all'interno. E voglio concentrare oggi l'attenzione sull'innamoramento, sull sull'amore. Quando ci batte il cuore per qualcuno, quando siamo innamorati. Vi ho spiegato in un altro podcast che quando ci innamoriamo di qualcuno, eh, non è la persona di cui ci innamoriamo l'evento, ma l'evento è la forza che si accende in noi, chiamata Eros. Allora, Eros per i greci era un bambino, no? Cupido, no? Eros, è un bambino. Cosa sta a simboleggiare l'archetipo di Eros, del bambino, di Cupido? Sta a simboleggiare il fatto che il bambino è un essere puro, una spugna di conoscenza. Allora quando noi ci innamoriamo, siamo vogliosi come un bambino di conoscere, conoscere, conoscere. Ma cos'è che vogliamo conoscere? Vogliamo conoscere noi stessi, vogliamo espandere noi stessi. La nostra anima ha ardentemente necessità di conoscere se stessa attraverso lo specchio che l'altro ci fa. Noi ci innamoriamo della nostra parte in ombra, che l'altro ci specchia. L'altro fuori non esiste di per sé, esiste quello che noi percepiamo dell'altro, quello che percepiamo dell'altro sono aspetti di noi interni. Allora l'obiettivo dell'innamoramento, della forza di Eros è il divino, il divino, la perfezione divina a cui noi dobbiamo tendere. E che la tua anima ti fa tendere attraverso l'innamoramento. Quindi l'obiettivo dell'innamoramento è l'espansione. Prima dell'interazione con la persona di cui ti innamori, tu sei in un certo modo. Quando ti innamori, quando attraversi la fase dell'innamoramento, ti travolgi, ti stravolgi, cambi, ti espandi. Perché fai esperienza di te attraverso l'altro? Quindi l'obiettivo di Eros è farci espandere. E vi ricordate che nella puntata, in una delle puntate di di, dell'amante risponde: vi ho parlato della storia di amore e psiche. La storia di amore e psiche cosa ci insegna? Che il nostro obiettivo è ricongiungerci ad amore, che è l'amante perduto quando si insinua il mentale. E chi è l'amante perduto? Chi è quello che non vediamo, che non si vede con gli occhi fisici? l'anima, il sé superiore, il tuo più grande amante. Lo stesso che la tua mente razionale analitica ti fa entrare il dubbio che esista davvero oppure no, proprio come nella storia di amore e psiche. Perdiamo l'amore quando facciamo subentrare il mentale perdiamo la fede nell'amore quando subentra il mentale e quindi siccome la nostra vita è tutta una narrazione la nostra vita è quello che ci raccontiamo la nostra vita è quello che ci raccontiamo che ci è stato raccontato che ci è stato insegnato attraverso le in, insinuando in noi le forme pensiero che ci portano a pensare a avere determinate credenze sin dall'infanzia, educazione io la chiamo educastrazione, educastrazione educa di penuria, di controllo, di, di non essere degni della bellezza, e tutta questa educastrazione ci porta a vivere una realtà di penuria. Questa educastrazione è volta ad alimentare l'ego, il, il mentale, l'io, l'io in qualità di egoica. E quindi tutta questa educazione educastrazione ci porta a perdere, la, ci ha portato a perdere, ma adesso la stiamo recuperando, la bellezza della vita, la poesia. E quindi la poesia in qualità di, ehm, di una narrazione poetica che ci dobbiamo fare della vita e non di una narrazione meccanicistica dove, la, dove manca la poesia, dove i nostri occhi iniziano a non vedere più la poesia della vita, la nascita di un fiore, di come la natura è abbondante, il susseguirsi delle stagioni ma vediamo soltanto numeri, numeri, numeri intesi come per esempio eh, abbiamo perso la poesia anche del nutrirci, del cibo, e allora vediamo nel cibo calorie, eh, numeri, numeri in questo senso intendo. Abbiamo perso la poesia dell'alchimia in cucina, dell'alchimia degli alimenti, del fatto che noi siamo maghi. Siamo creatori e quindi quando noi ingeriamo un alimento lo trasformiamo deducendone i nutrienti. Cioè noi trasformiamo, siamo alchimisti, siamo maghi, ma non lo sappiamo. Ce cioè lo dobbiamo ricordare. Ecco, abbiamo perso la poesia. All'alchimia, per esempio, faccio un esempio, delle sostanze nutritive. Eh, di come si combinano con esse, tra esse, abbiamo le calorie, abbiamo ehm, le um, proteine, nel senso diventa più meccanico. Non so se mi sto spiegando, c'è cioè, anziché la poesia, la poesia di una mela, dell'albero, la frutta. Dove viene questa mela? C'è stato un albero che prima era un seme, tutta una poesia. Ecco, se noi iniziamo a raccontarci una narrazione diversa in questo senso, iniziamo a scorgere la bellezza in tutto ciò che esiste. Ma ritorniamo adesso sull'amore. Perché quello che vi sto dicendo adesso rispetto alla poesia, alla narrazione che ci iniziamo a raccontare in modo diverso, cambia, fa cambiare l'approccio in tutte le aree della nostra vita. Essendo il mentale... L'iperrazionalismo in, in cui ci troviamo invischiati tutti ci fa perdere quella poesia e questo si proietta anche nelle relazioni. Infatti l'obiettivo dell'innamoramento, della forza di Eros, è il divino, l'espansione, non è la persona in sé la persona in sé la dobbiamo passatemi il termine usare tra virgolette per espanderci e allora il problema dove sta? Il problema sta quando cadiamo nella trappola che la persona di cui ci innamoriamo è l'obiettivo il problema è proprio quando cadiamo nella trappola che non è l'espansione L'obiettivo dell'anima quando ci innamoriamo non è l'espansione di noi stessi, ma l'obiettivo è la persona di cui ci innamoriamo. Quella è la trappola dell'ego. E quando cadiamo in questa trappola, cioè quando pensiamo che l'altra persona sia l'obiettivo, entriamo nella sofferenza, perché ricordiamo, la sofferenza è solo mentale, è nel mentale. L'altra persona di cui ci innamoriamo è un riflesso, una proiezione di noi stessi. L'altra persona, sapete cosa rappresenta? L'altra persona rappresenta tutte quelle qualità, tutte quelle doti, tutte quelle capacità che sono già dentro di noi, che noi non vediamo. Non avremmo visto se non ci fosse l'altra persona e di cui noi dobbiamo fare esperienza, perché quelle qualità, quelle, quelle capacità, quei talenti che l'altro rappresenta ci sono necessarie, dobbiamo svilupparle. Quelle qualità le abbiamo già, sono in ombra, ecco perché ci innamoriamo della persona che ce l'ha, che ce le fa vedere, non che ce l'ha, ce l'abbiamo anche noi in ombra, l'altro ce le fa vedere. Allora quelle qualità, quei talenti, quelle doti, quelle capacità ci servono per raggiungere il nostro ideale di espansione, il nostro fine d'amore, che è il divino, che è, ricordiamo la storia di amore psiche, l'amore a cui tendiamo, che non ha a che fare con la persona, ha a che fare con l'espansione della nostra coscienza. Quindi qualità, le qualità che vediamo nell'altra persona sono qualità che sono già dentro di noi, ma che sono in ombra, che noi integriamo grazie allo specchio che l'altro ci fa. L'altra persona di cui siamo innamorati o ci innamoriamo rappresenta tutte quelle qualità che non abbiamo ancora sviluppato in noi stessi, che ci sono necessarie per raggiungere il nostro destino di compimento amoroso, per raggiungere il nostro completamento con il sé superiore, il divino, il tuo sé superiore e il tuo unico e grande amante. È il tuo sé superiore che si incarna come un avatar in tutte le persone di cui ti innamori. E l'obiettivo è ricongiungerti sempre di più, sempre di più al tuo sé, al divino. Io ricordo un'esperienza, credo, tra le più dolorose della mia vita amorosa. Mi innamorai perdutamente, perdutamente di un ragazzo che mi lasciò, dopo pochi mesi mi lasciò. Ero follemente innamorata, mai stata così innamorata, mai, mai sentito quel fuoco. Così. E un dolore. Io. Dicevo alla mia psicoterapeuta all'epoca perché ci andavo sempre perché era un momento proprio devastante per me, come se mi stessero un'operazione a cuore aperto, un'operazione a cuore aperto. Ehm, non facevo che ho pianto per settimane e settimane. L'unico momento in cui non piangevo era quando mi addormentavo. Mi svegliavo e piangevo, mi svegliavo e piangevo. Per tutto il giorno, per tutto il giorno. Era qualcosa di lancinante, surreale, disumano. Infatti io dicevo era disumano. Infatti stavo incarnando il Dio. Se non è umano, è divino. Quando è disumano è divino. E allora, cosa aveva questo ragazzo che io avevo in ombra e quindi che non avevo coscientemente, che non sapevo di avere? Aveva tutte le qualità che volevo sviluppare io. Era realizzato professionalmente, era um, un gran lavoratore, un visionario. Um, e soprattutto mi aveva preso nel momento in cui io dovevo ancora realizzare me stessa, non lavoravo, all'epoca mi ero già laureata in scienze politiche, avevo um, intrapreso gli studi di naturopatia e facevo come lavoro la cantante, sapete che ho una carriera artistica alle spalle. E, però non lavoravo stabilmente, cioè io potevo guadagnare durante l'estate quando si fanno i concerti quei, quei soldi che mi servivano, poi per tutto l'inverno era difficilissimo stare a galla insomma. E quindi eh, lui invece era un ragazzo, un uomo, realizzato, indipendente che sapeva fare, sapeva fare le fatture, mi ricordo, che per me erano cose incomprensibili. Ecco, un, io vedevo in lui tutto quello che io ancora non avevo. E quando mi ha lasciato, quel dolore, eh, molti di voi sanno di che dolore parlo, è stato il motore, la chiave della mia vita per realizzare il mio grande amore di me. Mi sono realizzata lavorativamente, ho messo le basi concrete del mio futuro lavorativo, ho sviluppato una creatività eh, straordinaria e poi è nato anche il canale, no? E quindi è stato tutto un processo in cui io Vedevo in lui quello che io avevo dentro ma che non vedevo. Vedevo in lui tutte quelle doti, quelle capacità, quei talenti che mi erano necessarie per raggiungere il mio ideale, per, per connettermi <coughs> col mio sé superiore, per essere sempre più simile al mio sé superiore, sempre più vicina a lui. E in quell'esperienza ho compreso che più forte e è, è lancinante il dolore, più forte e impellente la necessità di espansione nel mio talento, nella mia capacità. Ho compreso, da lì poi ho ricongiunto altre situazioni relazionali, no? più forte era il dolore eh, in quella separazione più forte era l'impellente necessità che il mio sé chiamava che io integrassi delle qualità, dei talenti, che poi si sono riversati nel lavoro che faccio. Talvolta dico che quando io realizzo una, una creazione tarologica o, quando faccio il mio lavoro o quello che faccio, è come un orgasmo nirvanico. È la stessa sensazione che provavo quando ero accanto a quel ragazzo e ho compreso che cos'era tutto quel dolore. L'altra faccia della medaglia è un appagamento quotidiano oggi del mio talento, delle mie capacità, che non ha uguali. Non c'è uomo che possa eh, eguagliare tale pienezza ed è per questo che le relazioni che viviamo poi dopo sono sempre più appaganti. Sempre più integra, è come se le relazioni che abbiamo dopo hanno sempre più a che fare con una condivisione della propria interezza raggiunta piuttosto che con il bisogno e la necessità impellente. Inizia a diventare tutto più fluido, più godereccio. Inizia anche ad avere un rapporto più giocoso e gioioso con la vita e con il partner, più leggero, meno pesante della, nece della necessità impellente. Mi spiego. E così, facendo questo esame, ehm, ho potuto vedere. Poi tutte le persone di cui mi ero innamorata, anche prima, no? E poi dopo. Persone che avevano delle qualità che mi erano necessarie. E che dovevo sviluppare per avvicinarmi sempre più al sé. Vi faccio un altro esempio. Dopo mi innamorai di un ragazzo. Ehm... Um, che era di una dolcezza infinita, cosa che io in un rapporto eh, non sempre paleso, uh, mh, avendo molti valori nei segni d'aria, soprattutto acquario, <ride> quindi sono un po' più fredda, ma non è fredda. poi nell'intimità sono un po' più beh, calda, diciamo passionale. E quindi mi innamorai di questo ragazzo dolcissimo, una persona devota a me, un ragazzo devoto, completamente devoto, come mai nessun altro. Mi innamorai di questo ragazzo e la... mi innamorai di quella qualità che mi era necessaria, cioè dovevo iniziare ad essere più... Materna, questo ragazzo era molto materno. Dovevo essere più materna. Dovevo essere meno la dea Artemide, di cui io sono proprio l'incarnazione quasi totale, e, e più una dea. Era un po' più materna, un po' più accogliente con l'altro. Um, e quindi. Mi innamorai, la storia poi si è conclusa eh, perché si era, avevo integrato quell'aspetto. E non si è conclusa male, ok? Non si è conclusa male. Eh, rimane un grandissimo affetto, ma amore anche. L'amore si è trasformato. E quello che vi voglio dire è... Che poi ho, ho analizzato anche le altre relazioni che ho avuto e quindi la persona invece prima mi innamorai poi di un, un uomo che era un uomo eh, che aveva molto potere anche potere sulle persone potere sociale e vedevo in lui la realizzazione dei vedevo in lui una grande Sicurezza in se stesso e mi innamorai di quella sicurezza, mi innamorai di quella sicurezza in se stesso, mi innamorai di quell'essere di quell risoluto, di un uomo, era un uomo anche abbastanza più grande di me, di quell'essere risoluto, eh, del suo essere così brillante, risoluto, mi innamorai di quello perché erano doti che mi erano necessarie, erano già al mio interno e grazie alla relazione con quest'uomo dovevano essere coltivate. Quindi l'altra persona è uno strumento per ricongiungerci con il divino, ma non solo l'altra persona, tutto ciò che viviamo, tutto ciò che facciamo, è uno strumento per ricongiungerci col divino. Il nostro, anche i nostri corpi, il nostro corpo fisico, il nostro corpo astrale, che poi sono le emozioni, chiamato anche corpo emotivo, il corpo mentale sono strumenti per raggiungere il divino. Se noi ci, eh, quando noi perdiamo di vista questo, cioè che tutto ciò che viviamo, le persone che incontriamo sono strumenti per ricongiungerci al Divino, se dimentichiamo questo cadiamo nella sofferenza. Cioè, se confondiamo eh, quello che ci serve, il veicolo chiamiamo, con il fine ultimo, cadiamo nella sofferenza. E perché succede questo? perché ci identifichiamo con il veicolo, ci identifichiamo con il nostro corpo, con le nostre emozioni, ma anche le nostre emozioni sono veicoli, non sono il fine ultimo, sono veicoli che ci conducono al divino. Come vi sto dicendo, le emozioni sono ehm, dei... Sono delle forze che vengono dalla notte dei tempi, sono delle divinità, sono degli dei, sono delle dee, chiamiamole come vogliamo, sono entità. E queste emozioni ci servono a riportarci al divino, a farci fare un certo tipo di esperienza per riportarci al divino. Quando ci arriva, come vi dico sempre, un'emozione... Dobbiamo abbracciare quell'emozione con grande gratitudine e meraviglia. Dietro a ogni emozione, dietro l'emozione c'è un Dio, una divinità. Quella divinità va accolta affinché possiamo avere il favore di quella divinità. Come vi ho spiegato anche, la rabbia, per esempio, la rabbia è il Dio Ares per i greci o Marte per la mitologia romana. Il Dio Ares è la, la rabbia che, in, che proviamo. Quando proviamo rabbia, come vi ho detto di fare, accogli quell'emozione. Quell'emozione è un veicolo che ti sta conducendo al divino. Per accogliere la rabbia, ve lo dico sempre, come tante altre emozioni, io mi affido a te, aiutami a vedere quello che non sto vedendo. Io ho fede in te, Ares. Ma prima di dire questo, arriva un'emozione di rabbia, fatevi inglobare totalmente da quella emozione. Fatevi inglobare ogni cellula del vostro corpo da quell'emozione, sentitela tutta. Prendetevi proprio due minuti, cinque minuti, sentite tutta quella rabbia. Sentite la rabbia non come la vostra rabbia, perché non è la vostra rabbia. Se l'io è qualcosa di illusorio, cos'è che possiedi tu? Chi sei? Non è la tua rabbia. È una forza primordiale che ti sta chiedendo udienza. Quindi sentila tutta quella rabbia. E mentre ti fa inglobare totalmente da quella rabbia che è Ares, mentre ti lasci proprio penetrare da quell'emozione totalmente, e a un certo punto senti che quella rabbia non è più rabbia, ma è energia. E quando tu dici a questa energia, io mi affido a te, Permettimi di vedere quello che ancora non sto vedendo. Io ho fede in te. Dio Ares. Allora tu guadagni il favore del Dio. E diventi quella cosa, cioè la parte opposta della medaglia. Ti dai il potere che c'era dietro a quella sensazione negativa che stavi sentendo va fatto più volte questa pratica ogni volta che non è che lo fai una volta e ti passerà per sempre no va fatto tutte le volte che si presenta l'occasione perché ad ogni occasione tu ricevi in dono il favore del Dio ma come può esserlo anche il panico sentilo tutto il panico ho paura sto per morire mi sento male sentilo tutto Sto per morire, ti senti che stai per morire? Ok, muori di allego. E vedi cosa accade? Superata la soglia dell'abbandono a quella cosa, tu ricevi una forza inarrestabile. E quindi le emozioni sono veicoli, sono entità dei. Rispetto alla persona di cui ci innamoriamo, se guardate bene quella persona di cui ti innamori o sei stata innamorata, rispecchia tutte quelle doti o quelle qualità o le possibilità che non hai sviluppato in te stessa. E quindi in una separazione o nel dolore della separazione, dell'innamoramento, dell'amore, dell'innamoramento diciamo tutto quel dolore è l'officina alchemica è la fucina è la straordinaria occasione di espansione in cui tu devi diventare quelle qualità che hai visto nell'altro perché sono già tue in questo processo dovete dialogare con l'emozione perché l'emozione è un Dio, una Dea, un'entità. Rabbia, paura, frustrazione. Sentiamo la frustrazione. Wow! Io ti accolgo, Dea della frustrazione, o Dio della frustrazione. Chiamiamolo come vogliamo. Ricordate che l'immaginazione è la chiave di, di volta, ciò che cura e che crea. L'immaginazione è l'arma più potente che esiste, che abbiamo. E quando noi cambiamo l'approccio, la prospettiva, come fa l'appeso dei tarocchi, rispetto al dramma che abbiamo vissuto, ai drammi che abbiamo vissuto, la realtà cambia. per manifestare una realtà di successo, qualsiasi cosa di meraviglioso arriva alla vostra intuizione, perché è il vostro sé superiore che ve lo manda. Le tappe funzionali a fare questo hanno a che fare con l'accogliere le prove per arrivare a quello. Le prove sono divinità che forgiano le tue armi spirituali. Ehm quando arriva l'emozione, ti devi immergere totalmente in quella sensazione di frustrazione, rabbia, delusione. Devi sentirla tutta e dialogare con essa. Dialogando con l'emozione, tu dialoghi con l'invisibile e pian piano capirai che tutte quelle qualità e talenti che hai dentro emergono e troverai anche la forza di svilupparli. Quando consideriamo le emozioni come negative, perché? Perché la società ce le fa giudicare negative, il sistema educastrante in cui siamo eh, adesso le fa giudicare negative e quindi anche la tua forma mentis si è formattata su queste forme pensiero. Quindi quando le giudichi negative sapete cosa succede? Che l'energia ci viene meno. Se tu giudichi negativa la rabbia, la frustrazione, la tristezza, l'energia ti viene meno. Non hai più energia. Se consideri queste emozioni come negative, essendo queste emozioni delle forze, delle entità, degli dèi, ti tolgono energia. Al contrario, quando le consideri uno strumento magico evolutivo ti rinvigoriscono di energia. Quindi capite come la società e il sistema ci fa giudicare negative queste emozioni, anestetizzandole, non volendole sentire, opprimendoci, occultandoci perché? Perché ti vogliono privo di energia. Non ti vogliono mago, non ti vogliono creatore. Fate la prova e vedete. Come vi sentite quando accogliete la rabbia, la frustrazione, la tristezza? Fate la prova e vedete come vi sentite subito dopo. Vi sentite un Dio. Wow! Quando ho accolto l'emozione del fallimento, non ce l'ho fatta con quel ragazzo, ho fallito. Ho fallito. Ho fallito. Grazie, che ho fallito. Grazie, grazie, grazie. Wow. Lo capite che la vostra mente va in tilt e cambia tutto, no? Cioè, è questa la magia. La magia è proprio l'arte di operare il cambiamento. E noi possiamo cambiare le, le esperienze passate, passate, attenzione, e future, a patto che noi cambiamo l'approccio. Che vuol dire cambiare l'esperienza passata? Se un'esperienza che la stai facendo adesso sulla base delle credenze passate, dei tuoi insuccessi, risulterà di nuovo un'esperienza di insuccesso, sulla base delle credenze passate che ti hanno dato realtà di insuccesso e di penuria. Tu continui a raccontarti quella storia, continuerai a manifestare nel futuro realtà di insuccesso. Come si cambia la storia? Cambiando la narrazione. Che vuol dire cambiare la narrazione? Quello che mi sta arrivando adesso non è la mia rabbia, non è la mia frustrazione, non è il panico, è un Dio. Caspita, non lo sapevo, gli ho sempre detto di no rifiutandolo, anestetizzandolo. Mi spiego? Essere entusiasti quando arriva un'emozione. Entusiasmo viene da ente os, che significa essere in Dio. Quindi cambiare l'approccio totalmente, cioè cambiare proprio la narrazione, quello che ti sei raccontato fino a questo momento, ti cambia la vita. Vedrete. Tutti i dolori che possiamo sperimentare sono il più grande patrimonio perché è l'unico canale che ti connette con l'invisibile, cioè il canale più forte, con il divino, con cui tu puoi iniziare a dialogare. Ogni dolore disagio è un portale verso il divino e quindi rispetto all'innamoramento, all'amore, L'obiettivo, non dobbiamo confondere il veicolo con l'obiettivo. L'obiettivo è la connessione, la tua espansione, il tuo ideale divino, il tuo sé superiore. L'altro fuori da te è lo strumento divino che ti permette di farlo. E quindi ragazze mie e ragazzi, oggi volevo fare proprio uno spot su questo argomento fondamentale perché come sapete vi passo tutto quello che mi ha fatto fare clic click e tutto quello che mi permette di essere in amore nell'entusiasmo ossia con Dio quindi ragazze mie e ragazzi io vi ringrazio dal profondo dell'anima noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica!